Nello scorso episodio. La Translessinia e il passo fittanze. Qua wow, Carlo! Madonna santa, che roba! Adesso stiamo dietro a sto ciclista che va giù come un proiettile verso la prossima meta, che dovrebbe essere il passo fittanze a praticamente qui. Donna se va. Wow. Passo fittanze pic. Dopo il passo si passa subito in Trentino. Che storia. Va bene, adesso scendiamo, andiamo verso il passo Lavazzea in Val di Fiemme. Mi dà 2 ore, quindi un po' di strada c'è, ma è praticamente tutta statale. Splendida vista dal Bernina Pass, ce ne torniamo in Italia, nella nostra patria. Queste macchine svizzere mi stanno facendo girare i maroni, che non superano le biciclette, inchiodano. Niente male, niente male questa vista. No, treno sul Bernina. Oh, che paesaggio, col trenino. Torniamo in Italia, l'Italia. E tra poco siamo a Livigno, che non te lo fai un giretto a Livigno? Ma sì, che non compri 8 kg di sigarette a tariffa agevolata? Certo. Siamo arrivati in Val di Fiemme dopo 2 ore di statale, caldo, valle. Non che qui sia fresco, però sicuramente è meglio che giù. Adesso dovremmo arrivare a Cavalese e poi da Cavalese salire al passo Lavazzea. Che profumo di legna, buono, buono. Il Cayenne rovina passi. Lavazzè 1808, top. Mo' me fermo che devo bere. Adesso scendiamo e ci dirigiamo verso un altro passo ancora, che però non vi dico perché è un colosso dei passi famosi, quindi lo scoprirete. A big surprise. Ciao! Tra l'altro devo anche far benzina perché sono 400 km che sono partito e non l'ho ancora rifatta, vabbè che mi dà autonomia 110, ma non so quanto crederci. Una benzina 1,37, 1,37, non male, diretti verso il passo della Forcola. Oh, sto intossicando. Teletrasportati al passo dello Stelvio, che sarà pochissimo trafficato sicuramente. Saliamo su, secondo me, dalla parte più interessante, quella di Bormio. Devo dire la verità, io non sono un super fan dello Stelvio, a livello di strada non è niente di che,
capisco che lassù sia un punto di ritrovo importante, però non lo metterei neanche tra i top 10 passi che ho fatto nella mia vita, ecco, pur rimanendo molto caratteristico. Stiamo tornando, diciamo che i tornanti proprio super tornanti sono dall'altro lato. Ciclisti, scooter, camper, c'è di tutto quassù. Bella parete. Osta, hai visto che ha toccato? Non la vedi la parte più conosciuta dove cade la gente? Cioè, la vediamo dopo quando scendiamo. Uno, due. Qua c'è il fotografo, mi sa. C'è un faccia di merda, fatti inculare, testa di cazzo. Ha superato la bicicletta nel tornante. Wow, bello. Vabbè. Curva foto prossima volta. Olè. Cioè, è una sofferenza la settimana di Ferragosto, lo stadio, se posso dirlo. Dai. Coglione. Fa culare. Testa di minchia. Cioè, ma anche visto, cioè nel senso, mi ha guardato, ha valutato e poi è passato lo stesso. Che scoppia Q4 e Super Duke, sta di minchia. Ed eccoci, passo dello Stelvio. Olè. Io scusa, andrei qua. Stelvio pass. L'unico e solo. Dai, attacchiamo un adesivo anche lì al cartello, dai. Attacchiamolo. Olè! Giusto due persone. Bormio. Forse lì sotto c'è scritto passo dello Stelvio, ma non si legge più niente. Pronto? Pic! Vabbè. Olè! Pic! Benvenuti sul passo Mendola! Tra l'altro sul canale questo non ve l'abbiamo mai portato. Sempre fatto a telecamere spente. O quasi le curve hanno il banking e abbiamo multistrada Q4 incazzato dietro. E adesso abbiamo anche un S1000 davanti. Oh, madonna santa. Knee down per lui, sì. Ci hanno detto di andare piano. Ecco perché. Bastardi. Ho una peppa che ce ne sia un'altra di pattuglia. Mamma mia, per queste curve. Mamma mia.
Traffico, traffico. Osta. Che view. Arrivati? Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, bello ma troppo trafficato. Mi fermerò qui. Ero convinto di aver registrato, invece non stavo registrando. Comunque stiamo scendendo adesso dal passo Palade. Quindi dopo il Mendola siamo saliti sul Palade e niente, adesso manca 1:20 al punto di rendezvous con gli altri, quindi direi che ci possiamo vedere dopo con gli altri o domani, insomma. Ma guarda chi si vede! Ci siamo ritrovati! Docciati nella... Room tour! Ieri non cioè, siamo amati, signori! Avevamo una stanza che era un metro quadrato, cazzo! Questa invece, puttana, una legge! Siamo in tre, abbiamo una camera per sei. Praticamente. Allora, room tour, però c'è una cosa che non ho capito. C'è il lavandino qui. Ovviamente il pulisciculo non c'è. Il pulisciculo non c'è, esatto. E qui c'è, insomma, la stanza più importante. Va bene, quindi purtroppo adesso... Vabbè, purtroppo potrebbero dire la stessa anche loro, ma purtroppo vedrete anche loro. E niente. Ci vediamo domani mattina tutti assieme che andiamo in Austria. Che culo!